un lavoro particolarmente importante perché ci rappresenta attraverso l'immagine di Raffaele Federico una sequenza di processioni che sono Salernitana, tra poco le vivremo e soprattutto le vivremo perché le abbiamo riscoperte l'anno scorso dopo lo stop forzato della pandemia. Grazie. Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti. Voglio ringraziare Sua Eccellenza, il Vescovo, il Parroco, Giorgio e Antonino, e poi permettetemi anche Raffaele, Federico e Bruno Pasqua. E anche un piccolo ringraziamento agli amici del Congregazione di Mattina, ci confrontiamo un po' e mi danno quella spinta indispensabile sempre per continuare a ricercare. Il libro io l'ho pensato quando ancora lavoravo. Sono reso conto che molto spesso guardiamo le processioni un po' distanti, alcuni, come dicevo prima, anche Antonino, sentito a parte di molte relazioni. E mi rendevo conto che molte persone non sapevano proprio che cosa stavano sfidando in quel momento. Poi a me il personaggio Gesù mi ha sempre affascinato. Io sono appassionato di storia, ma la storia di Gesù è una storia particolare, e soprattutto la passione che in tutti i 10 giorni io mi sto approfondendo sempre di più. E nel libro ho cercato di chiedere tanti aspetti che forse noi ignoriamo, almeno tanti. Ad esempio la croce, Gesù non ha portato la croce come la vediamo nell'immagine, Gesù ha portato solamente il patibolo, l'asse orizzontale, legato sulle spalle. Quindi quando Gesù è caduto 3 volte, sbatteva la faccia a terra proprio a peso morto, come diciamo noi. La corona non era il classico corone che noi vediamo, la corona in realtà era un elmetto fatto di spine. Immaginate quante spine Gesù ha avuto sul capo. La crocifissione. I romani non erano soliti crocifiggere con gli occhi a tutti, era un fatto raro. Gesù è stato arrestato, è stato condannato a morte per motivi politici, perché fu fatto credere a Pilato che fosse un soggiogatore del popolo, quando in realtà Gesù non andava con i romani, pagati il tributo a Cesare. Quindi è stato un delitto politico, tant'è vero che le croci usate dai romani dove legavano i condannati, quindi la corona era molto più lunga, però non veniva utilizzata sempre ogni giorno. Poi la croce era molto bassa, a mezzo metro da terra venivano appesi. Invece Gesù usava la croce alta, perché? Perché Gesù doveva essere un esempio per tutti, sia di verbale, ma di potere temporale che dei romani. Perciò io nel libro ho cercato di chiarire tante cose. Ho cercato, e non è naturalmente i 4 Vangeli, i 3 sinottici che più o meno si coincidono, mentre il Vangelo di Giovanni che è più teologico si è discosto un po'. Io ho consultato anche le fonti di persone, studiosi che non credono in Gesù Cristo, ancora che mette in dubbio che tutto sia avvenuto, che fosse una finzione, ma non è possibile, sono tante prove, nel processo tanti indizi fanno una prova, anche per Gesù. Presenta la sindone, porta una spalla è stata smontata e molto frequentemente quando i soldati tiravano il condannato per l'inchiodare con la croce, i buchi c'erano fatti nell'asse orizzontale, quella volta capitava che avevano sbagliato la distanza e tiravano. La sindone porta una spalla smontata, ma ci sono tante cose, i chiodi usati erano 4, noi vediamo sempre 3, in realtà erano 4 perché di un po' i dati del palo verticale. Quindi io ho cercato di chiedere anche tante cose sull'aspetto storico. La via Crucis, noi ce l'immaginiamo, non sa quanto non è vero, la via Crucis era 700-800 metri in tutto. Si conosce il punto di partenza era la Torre Antonia di Pilato, è il punto di arrivo di Roma. Però può darsi che una volta trovati per divertirsi facevano fare una condanna lungo lo schermo di Gesù. I soldati tenevano due passatempi quando dovevano crocifiggere i dati e il gioco dello schiaffo. Con Gesù questo hanno fatto, il gioco dello schiaffo, quelle volte che ci hanno anche noi. Certo l'hanno fatto in modo più crudele. La stessa flagellazione, erano 39 colpi come imponeva la legge mosaica, ma probabilmente Gesù ne ha subito di più. Io mi sono convinto di una cosa studiando Gesù, diciamo, da privato, infatti, senza tener conto del fatto religioso, anche il fatto religioso. Gesù non è morto prima di arrivare in campagna,
padre perché non dormivano bene, perché dopo tutto quello che aveva subito, molto spesso quando andava già la flagellazione moriva. Gesù ha percorso tutta la via dolorosa, in quelle condizioni, con tutte quelle ferite addosso, ha perso, dove ha perso tanto sangue. Quindi Gesù era proprio destinato a dover morire così per noi. Io ho cercato di credere tante cose anche nell'ultima cena. Addirittura chi non crede dice che l'ultima cena non era la cena pasquale perché era stata fatta la sera, il giorno dopo c'era Pasqua. Sono tante maldicenze che secondo me chi non vuole credere, non vuole che lo vogliono mettere la evidenza. Perché o è in malafede, o è incredibile, non si può capire. Non ha fede. Perché è impossibile non credere. Se uno condisce la storia di Gesù anche senza essere un credente. Vi ringrazio, credo di aver fatto una cosa bella, perché anche io da ragazzo partecipavo alla professione, però ce la facevamo forse con un gioco. E invece adesso, quando ho imparato a conoscere bene la storia di Gesù, mi avvicino alla professione in maniera diversa. Grazie.